noi che ci svegliamo al mattino, il mondo intorno sta dormendo, il sole ancora non c'è. E siamo noi che ci vediamo stasera, ma fai piano che i bambini non si svegliano. Siamo noi che lavoriamo per ore, ci fermiamo solamente per la pausa a caffè. Siamo noi, proprio noi, le virgole, i numeri, nelle statistiche. E siamo noi, artigiani imprenditori. Siamo noi, che lottiamo là fuori. Siamo noi, i supereroi. E siamo noi, ma senza una maschera. Siamo noi che facciamo le imprese. Siamo noi tra salite e discese, col senno di poi. E siamo i supereroi. Siamo noi, coi nostri clienti che sempre ci danno una nuova emozione. E siamo noi i più forti se restiamo uniti all'interno di un'associazione. E siamo flash, velocità di esecuzione. Siamo Batman, tecnologia a disposizione. Siamo questo soprattutto, persone normali senza superpoteri. Vogliamo anche senza ali. E siamo noi, ma senza una lacrima. Siamo il meglio di questo paese. Siamo noi tra salite e discese, col senno di poi. Siamo i supereroi. Benvenuti, benvenuti, buonasera a tutti. Siamo più forti se restiamo uniti all'interno di un'associazione. Era questa una delle frasi della nostra sigla Imprenditori, Artigiani, Supereroi. Benvenuti, saluto i nostri partecipanti qui sulla piattaforma Zoom e saluto chi ci segue attraverso il canale 14 Marche. Buona serata a tutti quanti. È il nostro 50° appuntamento da quando è scoppiata purtroppo questa maledetta pandemia. Abbiamo fatto 50 incontri qui attraverso questa piattaforma Zoom, che sicuramente è tra le pochissime cose positive che ci ha portato questo lockdown, queste restrizioni, costretti a casa. Ci siamo attrezzati per stare vicino alle imprese, agli artigiani e a tutti i cittadini che magari vogliono approfondire i temi di attualità, vogliono sapere se magari la loro impresa aperti, come tenere aperti i protocolli di sicurezza. Ne abbiamo dette e fatte veramente di tutti i colori e le trovate tutte registrate sul nostro canale YouTube, dalla prima fino all'ultima. Questa è l'ultima, ma solo per le feste di Natale ci fermeremo, poi riprenderemo la normale programmazione, sempre in collaborazione con i nostri partner del canale 14 Marche. E a proposito di Natale, volevamo proprio augurarvi il più buon Natale possibile che si può con un nostro oramai amico, perché è già il secondo appuntamento e lo ringraziamo per questa straordinaria disponibilità, è sempre pronto ad accettare i nostri inviti. Sto parlando di padre Alberto Maggi, teologo, biblista e religioso dell'Ordine dei Servi di Maria. Visto che il 27 maggio scorso è stata una bellissima conversazione sollecitato dal nostro Giorgio Rocchi, abbiamo ripetuto il tandem, quindi abbiamo invitato anche Giorgio Rocchi, il nostro collega Giorgio Rocchi, collaboratore CNA, neononno e tra 24 ore anche pensionato. Quindi un bel periodo si appresta a vivere il nostro Giorgio Rocchi. Io non rubo altro tempo se non raccomandando a tutti quanti di tenere per favore i microfoni spenti, perché così ci godiamo appieno tutte le parole dei padre Alberto Maggi e Giorgio Rocchi. Buona visione a voi carissimi, la parola. Giorgio, prego. Sì. Grazie, buonasera a tutti, grazie ancora a padre Alberto Maggi, glielo diciamo pubblicamente, ringrazio Leonardo
che ha introdotto come sempre magistralmente anche questo evento, aveva preparato un articolo molto bello che è stato utilizzato come comunicato stampa e che è stato ripreso proprio con l'idea di riproporre questa domanda: che Natale sarà, no? In questo tempo, tra l'altro. Quindi abbiamo la possibilità di confrontarci con Padre Alberto, come ha detto Leonardo, per chi non lo conoscesse, biblista, teologo, religioso dell'Ordine dei Servi di Maria, fondatore del Centro Studi Biblici Vannucci, e quindi è una presenza che è nel territorio e del territorio. E io lo saluto utilizzando un paio di titoli dei suoi libri, perché c'ha una produzione molto feconda e anche molto intrigante. Si leggono in maniera rapida, agile, perché coinvolgono i suoi libri. E quindi, Padre Alberto, pubblicamente ti dico: ah, chi non muore si rivede. È il titolo del suo libro, esito della sua malattia, durissima malattia che lo ha colpito, ma che grazie a Dio lo vede anche guarito. E quindi ci fa dire, con un titolo di un libro del maggio 2018, di questi tempi, caro Padre Alberto, l'espressione di questi tempi in genere si usa sempre, no, per rimpiangere un po' il passato, per dire che prima era meglio, no, come dire, ricordare quello che non c'è più e farlo con malinconia e con un'attesa che sembra andare invece delusa. Noi stasera, parlando di Natale, parliamo di attesa, parliamo di luce, parliamo di un evento, ma prima però di affrontare questa, la domanda, il cuore di questa, di questo incontro, prima di chiedere che Natale sarà, e Padre Alberto ci risponderà con la sua franchezza, quella che ha dato il titolo, tra l'altro ispirandosi al suo ultimo libro di un paio di mesi fa, già alle ristampe per Garzanti, La verità ci farà liberi. Quindi con la sua libertà, nei suoi profili, quando viene, si descrive, viene descritto, dice: la sua culla è un anno in cui in Italia si riaccende la parola libertà. E nel nome di questa libertà, di questa serenità e di questa franchezza, Padre Alberto stasera ci racconterà, ci risponderà a questa, alla provocazione di che Natale sarà. Però non citiamo più libri, citiamo articoli. Ultimamente Padre Alberto si è pronunciato anche rispetto a temi che sono per un attimo apparsi decisivi e sfidanti per la teologia e per secoli di ricerca biblica, sull'orario della messa di mezzanotte, una cosa che ha cimentato studiosi, che ha fatto, come dire, versare litri e litri di inchiostro, ma ecco, poi chiederemo il suo parere. Però prima, e quindi la prima domanda, smetto di parlare perché abbiamo tutti il piacere di sentire Padre Alberto, la prima, per fare la prima domanda, mi appoggio, così prendo un brutto voto anche in studi biblici, utilizzando una frase del Vangelo di Matteo al capitolo 16, quando alla fine viene detto: quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia. Ma in questo momento che tempo vediamo? Che tempo stiamo vivendo? Prima di chiedere di che Natale sarà, chiedo: che tempo stiamo vivendo, Padre Alberto? Grazie, io ringrazio ancora la CNA per questo invito graditissimo. Mi hanno chiamato amico, sono orgoglioso, anche perché lo ricordo, io sono figlio di artigiani. Quindi ho vissuto, immaginate, negli anni 50, tutte le difficoltà, le peripezie dell'essere artigiani. E ricordo un insegnamento di papà era sarto, che diceva: noi artigiani non siamo lavoratori, siamo artisti del lavoro. Allora, questo è l'augurio e il ringraziamento che faccio alla CNA. E la domanda che viene fatta è strettamente legata a quella: che Natale sarà. Non dipende dagli avvenimenti o dagli eventi esterni, ma dipende da noi. In base al Vangelo, nella vita,
di fronte agli eventi che si incontrano, e non tutti sono belli, ci sono due atteggiamenti da prendere. Uno è quello del perdente, quello che si lamenta, si piange addosso, ahimè, ci mancava pure questa, e dove andremo a finire? E già il male lì ha vinto a metà. L'altro è quello del vincitore, che cosa fa? Non cerca naturalmente l'evento negativo, ma dice: vediamo che opportunità può venire fuori da questa situazione. Allora, che Natale sarà? Che momento sarà? Anzitutto smettiamola con quel piagnisteo insopportabile, deprimente, di quelli che si chiedono quando vedremo la luce in fondo al tunnel. Non dobbiamo stare nella luce in fondo al tunnel. Noi siamo chiamati ad essere questa luce che splende nel tunnel. Questo è l'insegnamento, buona notizia. Ma allora, padre Alberto, prima di arrivare ancora alle previsioni, siamo entrati in collegamento e ci ricordavi che stasera c'è la congiunzione tra Saturno e Giove o qualcosa di simile, e stavamo facendo delle battute, cioè, ma noi che Natale sarà? Perché siamo più disposti a chiederlo all'oroscopo piuttosto che a guardare alla stella cometa, a chiederlo alle stelle piuttosto che alla stella cometa? Cosa manca? Chi è che non, come dire, chi è che è l'anello mancante rispetto a questa trasmissione di buona notizia? Sì, allora cominciamo intanto con uno degli elementi importanti del Natale e poi pubblico nel presepio, che è la stella. Gli evangelisti non intendono trasmettere una cronaca, ma una verità di fede. La cronaca appartiene alla storia di 2000 anni fa, le verità appartengono alla fede di tutti i tempi. Quando nel Vangelo si parla di stella, non si intende un astro, davvero l'evangelista lo sa, e quando lui scrive che la stella che guidava i magi si fermò sopra il luogo dove stava il bambino, sa che sta dicendo una cosa che va interpretata teologicamente. Non è possibile che una stella si fermi sopra un luogo, sarebbe una catastrofe cosmica tremenda. Le stelle stanno anni luce lontano da noi. Se si avvicinasse, stasera il cielo non so com'è, ma se uno guarda le stelle può stratificare una nazione tutt'al più, ma non un luogo dove è nato un bambino. Quindi l'evangelista non sta indicando delle realtà storiche, ma teologiche. Perché la stella? A quel tempo si credeva che quando un uomo nasceva, nasceva anche una stella che si spegneva al suo morire. E nell'Antico Testamento c'era una profezia che il Messia sarebbe parsa una stella. Allora ecco la stella nel Vangelo di Matteo. Per quello che riguarda invece la congiunzione stasera, è importante, perché dal 1600 più che non c'è come stasera, di Giove e Saturno, è importante perché si colloca nella festa della quale noi, volenti o non volenti, siamo eredi, dei Saturnali romani. Dal 17 al 23 c'erano queste festività gioiose, anche lì si rimpiangeva il tempo d'oro, i bei tempi di una volta, già più di 2000 anni fa, si rimpiangevano, e ci si scambiava dei regali, le strenne, chiamate in onore della dea Strenia, e quindi era un'atmosfera gioiosa. L'imperatore Aureliano collocò proprio in questi giorni del solstizio d'inverno, il 25 dicembre, la festa del sole vincitore. Allora, i cristiani misero in questa data, quindi non abbiamo nei Vangeli una data della natività di Gesù, non sappiamo approssimativamente l'anno, ma nel mese, nell'ora in cui è nato Gesù, il 25 dicembre è stato, perché Gesù è la luce del mondo. Stiamo, diciamo così, cominciamo a vacillare su tante cose, tante certezze che come dire, hanno animato tante poesie di Natale, tante circostanze di feste familiari, tanti pastori, tanto freddo e tanto gelo, che leggendo degli articoli Padre Maggi poi ci dirà. Se il Vangelo non ci dà le indicazioni quando è nato Gesù, se
c'è un elemento che può essere considerato storico. Scrive l'Evangelista che c'erano alcuni pastori che vegliavano all'aperto. Ebbene, questo a Betlemme, non dimentichiamo che Betlemme è a 800 metri sul livello del mare ed è l'ultima città della Giudea che confina con il deserto. Ed inverno soffia un vento gelato che è impossibile stare all'aperto. Allora si poteva stare a marzo e aprile fino alla festa, anche questa è importante, delle capanne che era tra settembre e ottobre. Quindi in quei mesi si poteva stare all'aperto. Allora se c'è un'indicazione che può essere se presa storicamente, perché come ho detto il Vangelo, per dare teologia, non storia, e questo è il periodo in cui è nato Gesù. Quindi è bella tutta la retorica, il romanticismo del bambinello al freddo, al cielo, ma gli evangelisti non ci vogliono dare dei sentimenti, ma dei significati. Allora c'è il rischio che col tempo abbiamo sovraccaricato questa festa di tanti sentimenti, di tanti romanticismi, che abbiamo perso di vista il significato profondo, che è quello che dobbiamo recuperare. Quindi il Natale, anziché essere una festa buona dei sentimenti, è una sfida, tutto sommato. La combinazione che c'è con questo momento, il brano, il capitolo 2 del Vangelo di Luca, inizia con la parola decreto, proprio come quella che stiamo vivendo in questi giorni con i decreti del Presidente del Consiglio. E cos'è questo decreto? È un decreto di Cesare Augusto per il censimento di tutto l'impero. Cioè l'Evangelista ci mostra che mentre il potere divinizza se stesso, l'imperatore era Ottaviano e si è fatto chiamare Augusto, cioè divino, nel momento in cui l'impero divinizza se stesso, Dio umanizza. Il potere divinizza se stesso per dominare le persone, il censimento era fatto per il pagamento delle tasse, Dio umanizza se stesso per salvare le persone. E i primi destinatari di questa nascita sono le persone più escluse, gli emarginati, le persone più lontane che si riteneva da Dio. I pastori nel Vangelo di Luca e i maghi, i magi nel Vangelo di Matteo. Riportato questo ragionamento ai giorni d'oggi, perché diciamo la proposta di questo Natale è per il 2020, per noi che parliamo in questo momento, la domanda che Natale sarà, ce la stiamo facendo noi oggi e qui rispetto al Natale che arriva. In questo periodo di pensiero debole, di modernità liquida, il tempo della post-verità e per giunta un Dio che nasce bambino, no? C'è un effetto disorientamento? Oggi è più forte l'attrattiva di figure forti piuttosto che di figure deboli, tra virgolette. Questa è la sfida degli evangelisti. Perché non hanno presentato Gesù come un uomo che per le sue capacità straordinarie, per il suo valore, è salito fino a raggiungere la condizione divina? Questo era tipico nel tempo. A quel tempo tutti coloro che detenevano un potere erano considerati di condizione divina. Ricordiamo il faraone, era un dio, l'imperatore, un dio, un figlio di Dio. Perché gli evangelisti non hanno presentato Gesù come un uomo straordinario, unico, che ha raggiunto la condizione divina? No, perché e chi poteva imitarlo? Chi poteva dirlo? Invece non hanno presentato un uomo che ha raggiunto la condizione divina, ma un Dio che scende nella condizione umana. Allora, per incontrare il Signore, non bisogna salire verso di Lui attraverso della religiosità, la spiritualità, ma Lui scendere e andare a fianco di ogni uomo. Il divino è in noi e si manifesta quando siamo profondamente umani. Tanto più siamo umani, tanto più si manifesta il divino che è in noi. Questa è la festa del Natale. Quindi questo è anche il senso della modifica, passiamo questo termine così ci capiamo, del gloria nel nuovo messale. Non sono più gli uomini di buona volontà, ma è un Dio che io ama tutti gli uomini a questo punto. Quello che sconcerta Maria e Giuseppe e gli altri grandi pastori vanno, raccontano quello che è successo. I pastori del Vangelo non sono i bei personaggi del nostro presepio, erano delinquenti, erano considerati senza diritti civili, non si poteva da loro comprare. Erano ritenuti una delle tre categorie
per la cui condotta ritardava il regno di Dio. E si diceva e si credeva, quando arriverà il Messia, vedrete, vi far fuori. Ricordiamo Giovanni Battista, la predicazione, ogni albero che non porta frutto, lo taglia, lo getta nel fuoco. Il Messia verrà a dividere il grano dalla pula, e la pula lo brucerà. Chi erano queste tre categorie? Le prostitute, i pubblicani, cioè gli esattori del danzo per conto dei dominatori, e i pastori, che vivevano nell'impunità, vivevano nell'abrocinio. Quando arriva il Messia, li fa fuori. Ebbene, c'è l'annuncio dell'angelo del Signore che non li rimprovera, non li minaccia, e loro che aspettavano di essere castigati si sentono avvolti della luce del Signore. Quando Dio si incontra con il peccatore, smentisce tutto quello che i sacerdoti, la religione, hanno insegnato. Dio non castiga, Dio non punisce, Dio ama tutti quanti. Perché l'amore di Dio non è attratto dai meriti delle persone, ma dai loro bisogni. Allora questo è l'annuncio che danno i pastori. Anche loro che si erano ritenuti i più lontani da Dio, gli esclusi da Dio, sentono il Vangelo, dice, gli annuncio una buona notizia. È nato per voi non un giudice che minaccia, ma un salvatore. Allora, già dall'inizio, l'annuncio del Natale è che non è vero che gli uomini devono essere degni per accogliere il Signore, ma è accogliere il Signore quello che ti rende degno. E questo dà il cuore per tante persone che per la loro condotta, la loro situazione, si sentono escluse, lontane o rifiutate dal Signore. Quindi è il motto miserabile. Scusa. La domanda era su... Allora, tutto questo, c'è l'esplosione della gloria di Dio nell'alto dei cieli e la pace indica tutto quello che concorre alla felicità. Il testo dice agli uomini che Dio ama tutti, ma questo nella Chiesa dai 4 secoli in poi non fu più tollerato. Perché era una Chiesa che da fede perseguitata si trasformò in religione imposta, è obbligatorio essere cristiani. Allora la categoria del merito che Gesù aveva rifiutato venne rimessa. E allora il versetto fu tradotto e ce lo siamo portati dietro per 1500 anni. E pace intera a chi? Agli uomini di buona volontà. Ma l'Evangelista ha detto tutto il contrario. Non quelli che se lo meritano, ma quelli che hanno bisogno. E quindi... Dicevo, è un miserando atto che eligendo del motto di Papa Francesco. È una Chiesa che ripropone questo atteggiamento di accoglienza anziché essere, come dire, più protagonista di censure e di giudizi morali ampiamente diffusi. Papa Francesco sta portando avanti quell'inizio di cambiamento, ma i tempi della Chiesa sono lentissimi, che è già cominciato con il Concilio Vaticano II, secondo il quale non è il Vangelo che deve essere adattato o convertito alla Chiesa, ma è la Chiesa che si deve convertire al Vangelo. Ma se la Chiesa si converte al Vangelo, quante strutture, quante sovrastrutture devono cadere? Francesco lo sta tentando, ma i nemici, i rivali di Francesco, sono proprio quelli che dovrebbero sostenerlo. I suoi nemici ce l'ha all'interno, a casa Santa Marta, nella Curia. I nemici del Papa, i nemici, non sono all'esterno, gli atei, i non credenti, anzi, questi gli sta simpatico, sono proprio quelli all'interno. Ma come ha fatto sto Papa Francesco a dire che vuole i preti che abbiano l'odore del gregge, pastori con l'odore del gregge? Capirai, tutti questi signori scodinciolati, che profumo di fragranze varie, voglia dire che devono avere l'odore del gregge. Ecco, questa è la grandezza di Francesco, e va sostenuto che c'è tante difficoltà. È una storia, il Natale, viene proposta anche nell'annuncio dei profeti di un popolo che cammina nelle tenebre e vede una grande luce. Oggi però siamo bombardati da luce, anzi ci sono molti riflettori. Come riconoscere la luce? Chi è che fa entrare questa luce oggi nel mondo? C'è un criterio che emerge dai Vangeli, che è sempre valido, la categoria del bene e del male. Il bene e il male per Gesù è strettamente legato al bene e il male dell'uomo. Allora ascoltiamo tante parole, ascoltiamo tanti messaggi, tante luci, tante proposte. Vediamo, fa bene all'uomo? Aiuta l'uomo a essere più felice? Se sì, viene senz'altro dal Signore o comunque va citato. Se no, venga da chi venga, un messaggio.
limiti la felicità delle persone, un messaggio che impedisca la realizzazione e la pienezza delle persone così come sono e non come noi vorremmo essere, non viene in modo assoluto dal Signore. Quindi il criterio è il bene assoluto dell'uomo. Quella di Gesù non è una religione del libro, un libro dove è contenuta la volontà immutabile di Dio e tutti si devono aspettare, ma è una fede nell'uomo. Gesù mette l'uomo al centro. Se al bene dell'uomo si sovrappone una dottrina, una verità o un dogma, inevitabilmente in nome della verità, della dottrina, del dogma, non ce l'ha l'uomo. Tutte le volte che Gesù si è trovato in conflitto tra il bene dell'uomo e il bene di Dio, la legge di Dio, non ha avuto esitazione. Quando si fa il bene dell'uomo, si cerca di fare il bene di Dio. Allora il criterio per saper distinguere le tante voci, le tante luci che ci giungono, cos'è vero e cosa no, è questo: fa bene all'uomo, se fa bene all'uomo, va bene. Grazie. Nell'ambito di un incontro come questo le parole sono chiare e i concetti sono limpidi e, come dire, l'adesione è spontanea, siamo, come dire, concordi rispetto a quello che ci viene proposto in questo momento. Ma, ecco, c'è un ma pesante che, se solo pensiamo alle centinaia di imprese che sono state costrette a chiudere in questi mesi, solo in provincia di Macerata, giusto, sono 323, a quelle che non sono nate, anche qui, no, aspettative ampiamente deluse, e sono nelle tre province quasi un migliaio. Parlo di tre province perché questo evento è organizzato dalle CNA di Macerata, di Fermo e di Ascoli Piceno. Di fronte, poi, non, come dire, senza trascurare, tralasciare, anzi avendocelo nel cuore come dato impressionante, gli oltre 60.000 vittime del Covid, ecco, con quale coraggio dire buone feste oggi, questo Natale? E adesso questi giorni tutti quanti facciamo gli auguri, è facile farlo, è più impegnativo, però molto più efficace, essere un augurio. Essere un augurio significa non soltanto formulare verbalmente un augurio, ma fare qualcosa per allegrare la vita dell'altro. Nel mondo di Gesù il saluto, l'ebraico shalom, non era mai un'espressione verbale, ma era sempre accompagnato da qualcosa per allegrare la vita dell'altro. Poteva essere un dolce, poteva essere un qualcosa. Quindi il saluto non è mai fine a se stesso, soltanto verbale, ma è sempre accompagnato da qualcosa che allegra la vita degli altri. Allora questo è il momento della gara della solidarietà e della gara della generosità. Ricordiamoci sempre che essere solidali non solo fa bene a chi lo riceve, ma prima di tutto fa bene a chi lo fa. Per Gesù la pienezza della felicità è possibile in questa esistenza terrena, perché la felicità non consiste in quello che si riceve, ma in quello che si dà. Allora può essere immediata. Allora, per un Natale veramente felice, diamo senza calcolare. Ricordando, anche questo va ricordato, che si possiede veramente soltanto quel che si dà. Quel che si trattiene per noi non si possiede, ma ci possiede. Quindi se noi tratteniamo, secondo il linguaggio del Vangelo, siamo come posseduti, come indemoniati. Allora è il momento, questo qui, importante per la solidarietà e per la generosità. Grazie. C'è quindi la grande provocazione di un Dio che si incarna, si fa bambino, quindi indifeso, ha bisogno di essere accolto, abbiamo sentito fino adesso. Allora, prima abbiamo sentito che nel presepe mettiamo pastori, mettiamo vari personaggi, poi nel tempo si sono arricchite le forme, anche la quantità di personaggi, anche quelli di attualità. Ma sentendo parlare Padre Alberto, non è che alla fine il presepe siamo noi?
Certamente, per esempio, è una bella invenzione poetica, con la quale le persone hanno voluto esprimere la loro fede, nel senso che anche se non eravamo presenti a quell'evento, vogliamo partecipare. Io ricordo, adesso non so più tanto i personaggi del presepio, ma quando ero piccolo c'erano gli artigiani al presepio, c'era il falegname, c'era il fabbro, c'era l'arrottino, c'erano tutti. Era una maniera per dire non c'eravamo, ma vogliamo essere presenti. Presenti a che cosa? Il valore profondo del Natale è che con Gesù è cambiata la direzione di marcia dell'umanità. Prima di Gesù l'umanità era rivolta verso Dio, ma andando verso Dio molti rimanevano indietro. Con Gesù non si vive più per Dio, ma si vive di Dio. È usato la parola accolto, e che è quella dei Vangeli. A quanti l'hanno accolto, ha dato la capacità di diventare figli di Dio. Allora questo Gesù, che nasce, che è nato, chiede di essere accolto, e con lui e come lui andare verso gli altri. E come si va verso gli altri? Non con una dottrina, ma attraverso la tenerezza. È bellissima questa sottolineatura, mi fa venire in mente che spesso ho pensato alla presenza di quegli artigiani come componente essenziale nella vita delle comunità, perché poi l'artigiano è la prima attività, è il primo mestiere che si è svolto quando le comunità si sono fermate, si sono insediate, e mestiere contiene la parola servizio, e quindi si sono messi a lavorare per gli altri. Allora, appena detto Padre Alberto, quanti lo hanno accolto? Non è, e qui poi finisco con le provocazioni, che abbiamo anche abusato della parola mistero, mettendo dentro l'etichetta dell'inspiegabile anziché qualcosa da saper leggere? A me non sentirei mai usare la parola mistero, perché fin da figliolo, quando si chiedeva qualcosa, come ha fatto Gesù nascere da una vergine, come ha fatto a suscitare un morto, come ha fatto a moltiplicare i pane e vini, la risposta era: è un mistero, bisogna avere fede. Allora, i misteri della fede si erano trasformati nella fede dei misteri. No, non c'è nulla di mistero nel senso di misterioso, di incomprensibile. Tutto il Vangelo è comprensibile e accessibile a tutti. Basta metterci in sintonia con l'azione creatrice del creatore, che richiede la nostra collaborazione per continuare a creare. Il creato non è terminato, ma continua e ha bisogno della nostra realizzazione. Questo fatto della pandemia e di altre cose ci fa ricordare, ed è un monito molto molto duro, che noi siamo i collaboratori della natura. Nella Bibbia Dio ha messo l'uomo per essere il custode del giardino. Quando il custode devasta il giardino, ecco che la natura gli si ribella. Quindi è una lezione che credo bisogna tenere presente. Ricordiamo a marzo, nel tempo in cui eravamo tutti chiusi, gli animali cominciavano a ritornare nelle periferie della città. Il cielo era limpido e le acque erano trasparenti. È la natura che si riprende la rivincita. Non l'abbiamo capita tanto la volta la lezione, speriamo che questa volta la riprendiamo. Non dobbiamo tornare come prima, ma con una coscienza che siamo i responsabili del creato. Siamo i custodi e non i devastatori. Questa sottolineatura mi fa pensare che c'è un dibattito in questo momento sul Covid-19 e sulla sua natura. Se si limiti ad essere una diffusione di una malattia infettiva o se ci sia qualcosa di più grande da traguardare, cioè un vero e proprio intervento del sistema complessivo della natura che alla fine, come dire, reagisce a tanti sfruttamenti, no? Quindi la natura sta bene anche senza di noi, noi siamo come degli intrusi, allora bisogna che ce lo ricordiamo. Benissimo, penso che tra poco dovremmo lasciare la linea, no, Leonardo? Però padre Alberto ci diceva collaboratori nel progetto di Dio. Ha un servo, ha un religioso dei servi di Maria? La domanda è d'obbligo, è ghiotta. Questo è il tempo di Maria, il tempo dell'attesa, no? Anche qui la Madonna però ha fatto qualche obiezione, no? Mi sembra che abbia fatto delle domande, non è che ha solo accettato in maniera passiva e acquiescente la provocazione dell'angelo.
Quindi farsi domande è legittimo. La fede non è qualcosa di granitico. Nella cultura del tempo la reazione di Maria è incomprensibile, inspiegabile, inaccettabile. Nella cultura del tempo e anche oggi in una certa parte del mondo, la donna non può prendere alcuna decisione senza il consenso e il permesso del maschio di casa, sia il padre, sia il marito o sia il figlio. La donna non può esprimere nessun consenso. Maria nel Vangelo invece non consulta Giuseppe, non consulta suo padre e accetta. Cosa fa Maria? Si fida senza capirlo pienamente, che Dio ha un progetto su di lei, come sta su ognuno di noi, e chiede soltanto quali sono le modalità. Nel brano dell'Annunciazione ci sono tre atteggiamenti che dobbiamo far nostri. La prima è l'ascolto, Maria ascolta quello che le viene proposto. Il secondo è fidarsi che questo progetto si realizza. E il terzo è l'azione, collaborare che diventi realtà. E questo lo possiamo fare. Quello che è accaduto a Maria e a Betlemme accade in ognuno di noi. Noi veniamo al mondo perché Dio ha bisogno di noi per manifestarsi in una forma nuova, originale e creativa. Sta a noi credere in questo e collaborare. Grazie, vedo apparire Leonardo e i direttori, quindi sì. Diciamo l'ultima battuta per padre Alberto, poi lascio la parola a te e ai direttori. Allora, di fronte a questa sfida che a livello personale crea in tanti turbamento, angoscia, paura per una serie di circostanze, dire buon Natale con quali parole? Ecco, come dicevo prima, è un tempo che si fanno gli auguri. Allora, più impegnativo, magnificante, non soltanto fare gli auguri, ma essere un augurio. Cioè, non soltanto l'espressione verbale o scritta, ma qualcosa che accompagni il nostro saluto e renda più felice le altre persone. Noi siamo chiamati a collaborare all'azione creativa, poi si collabora all'azione creativa. Il Signore non ci chiede mica chissà quali gesti straordinari, così. Si tratta di comunicare vita, restituire vita e arricchire la vita dell'altro. Ognuno di noi si deve sentire responsabile della felicità dell'altro, in modo che dopo che ci ha incontrato, la persona si senta ancora più felice di essere al mondo. Grazie padre Alberto. Leonardo. Grazie Giorgio. Grazie padre Alberto. Una forza dirompente le parole di padre Alberto. Concetti chiari e semplici che sembrano scontati, ma che purtroppo non lo sono per tutti. Per noi sì, mi sento di dirlo a nome di tutta la nostra comunità e ringraziare di cuore padre Alberto, anche per quella immagine forte, molto forte del presepe con gli artigiani, bellissimo. E ci sono rimasti. E Gesù era di una famiglia di artigiani, non dimentichiamo mai. Si sente dalle sue parole. Sempre sfrutto, anche rischiando la blasfemia, l'immagine del presepe, perché sono comparsi, come diceva Giorgio, i tre re magi, esatto, un po' in anticipo, che sono i nostri tre direttori, e li saluto: Francesco Balloni, CNA Ascoli Piceno, Alessandro Migliore, CNA Fermo, e Luciano Ramadori, CNA Macerata. Saluto anche, vedo collegati i rispettivi presidenti. Direttore, a voi l'augurio di buon anno per tutti gli artigiani e per i cittadini che sono collegati con noi. E intanto, da Confidi Unico delle Marche, il Confidi che cerca di dare sostegno agli artigiani che credono nel futuro e che credono nella vita e che lavorano per il bene e lavorando tutti i giorni, noi siamo qui a salutare padre Alberto Maggi. È il secondo incontro che facciamo quest'anno. Ci è sembrato giusto e doveroso parlare di Natale con lui per parlare del futuro di lavoro, di pace, di serenità che i nostri artigiani quotidianamente danno a chi lavora e a tutta la popolazione. Grazie. Buonasera a tutti. Io riprendo l'immagine dei re magi, più che re magi, il significato di qui siamo insieme. E quindi per il Natale si passa, nonostante tutto, nonostante questo periodo, lo si passa
almeno che se lo si passasse insieme facendo squadra. Noi non è solo la foto a dimostrarlo, anche le iniziative che facciamo, e quindi cerchiamo con i regolamenti, ovviamente rispettandoli, di stare più insieme possibile, se non fisicamente con il pensiero. E quindi buon Natale a tutti. Grazie. Un buon Natale a tutti, che sarà un Natale diverso, lo sappiamo, che sicuramente non ci aspettavamo di vivere un anno come questo, ma credo che quella di questa sera sia stata anche la giusta testimonianza di come tutti abbiamo bisogno di ripristinare anche molta umanità, perché questo è il messaggio che passa, dagli artigiani, il messaggio che credo abbia trasmesso bene il padre Alberto Maggi. Grazie. Per noi sicuramente è occasione per poter cercare di fare meglio, cercare di sempre salvaguardare quelle che sono anche migliori strategie per il 2021, che si prospetta difficile, ma che a questo punto noi sappiamo che dobbiamo in un qualche modo affrontarlo, e affrontarlo bene, con un principio di umanità diverso rispetto a come abbiamo affrontato il 2020 e gli anni passati. Grazie e buona Natale a tutti. Grazie. In conclusione, come suggerito da padre Alberto, sarebbe una buona cosa che tutti noi ci riproponessimo per questo Natale, di fare un'azione, quindi non solo augurare il buon Natale, ma fare una buona azione. Noi, per esempio, come CNA abbiamo lanciato un'idea, condivido lo schermo per farvi vedere una cartolina, eccola qua, compra le Marche. Quindi stiamo promuovendo il nostro stupendo territorio, l'eccellenza dei suoi prodotti e il cuore delle persone che lo abitano. Acquistiamo quindi prodotti e servizi marchigiani, promuoviamolo nel resto del mondo. Purtroppo per loro è più difficile farlo, ma noi questo spettacolo lo abbiamo a portata di mano. Quindi acquistiamo nei nostri negozi e diamo una mano ai nostri commercianti e ai nostri artigiani. Io vi volevo salutare, saluto tutti quanti sono stati con noi questa sera. Ho letto tantissimi messaggi nella chat di complimenti, di auguri di buon Natale, di tanti complimenti per padre Alberto Maggi, ovviamente, meraviglioso, ne leggo qualcuno, altri, buonasera a tutti da Torino addirittura, grazie per l'opportunità, tanti messaggi di incoraggiamento. A nome delle tre CNA di Ascoli, Fermo e Macerata, vogliamo lasciarvi con una sigla di chiusura un po' diversa questa sera. Mancano 2 minuti e è giusta la durata di questa sigla, uno spot realizzato dalla CNA di Ascoli Piceno, ma che noi allarghiamo a tutto il territorio marchigiano. La chiudo qui, ci rivediamo con tutti i nostri, diciamo, oramai affezionati spettatori, sicuramente riprenderemo a gennaio. Saluto chi ci segue sul canale 14 Marche, saluto i partecipanti qui nella piattaforma Zoom, ringrazio i direttori e il nostro Giorgio Rocchi, e un buon Natale di cuore al nostro caro amico artigiano padre Alberto Maggi. Grazie. Di cuore. Grazie. Auguri a tutti, grazie. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Secoli di tradizione nelle loro mani. Gli artigiani sono custodi dei ricordi, i guardiani della memoria collettiva di una città dal passato traboccante di storia. Sapienza, manualità, ingegno, creatività sono i doni lasciati in dote dal tempo e dall'amore di chi li ha preceduti. Tra palazzi secolari e il respiro del travertino realizzano meraviglie che mai una macchina potrà realizzare. Loro, gli artigiani delle 100 torri, regalano sogni a chi ha voglia di emozionarsi. Tra le loro mani passano la tua vita, i tuoi ricordi. La loro storia è la tua storia. Con sacrificio quotidiano vanno oltre ogni ostacolo. Non c'è sisma o pandemia che freni la loro voglia di regalare meraviglie uniche, inimitabili. Il mondo corre e cambia,
ma non può dimenticarsi di loro. Anche online si può premiare la loro arte antica attraverso l'e-commerce, il negozio virtuale nel quale gli artigiani si sono accomodati per correre al passo col progresso. A Natale premia il valore artigiano. Compra nella tua città.